Amici sportivi, buonasera da Brescia. Si riparte, le note del Nessun Dorma servono come stimolo di rinascita. Il pugilato torna a calcare i ring con il campionato italiano dei Super Gallo e lo fa in una serata a dir poco calda. Ma questo è soltanto un dettaglio, perché comunque l'ambiente aveva tanta voglia di ritornare. L'ambiente da tempo diceva di essere pronto, senza pubblico sì, però qui sul ring con Mario Loreni, che organizza questa serata in maglietta in polo blu, quello più robusto in pratica, e Rai Sport coglie la prima occasione per lasciarsi alle spalle un periodo davvero molto difficile. Ancora la buona serata a tutti voi, agli appassionati, un saluto alla regia di Pietro Sollecchia. Vengono chiamati i pugili per questo appuntamento che era stato rimandato, si doveva disputare ad aprile e poi c'è stato quello che tutti noi ben abbiamo vissuto e patito. Eccolo qui Giuliano Gallo, 9 vittorie di cui 3 prima del limite, 3 le sconfitte. È un pugile attaccante davvero molto forte. Un infortunio lo ha tenuto lontano dal ring per un anno intero e questo è il suo rientro ufficiale come sfidante al titolo di Alessio Lorusso. Famoso Alessio Lorusso soprattutto per i suoi tanti tatuaggi, è certamente il pugile più tatuato e titolato al mondo. Campione italiano dei Super Gallo, 10 le vittorie, 5 prima del limite, 4 le sconfitte e 2 pari. Le sconfitte e il pari si rifanno all'inizio della carriera, poi da un paio di anni a questa parte tutto sta andando per il meglio. Questo campionato italiano rappresenta, come detto, l'inizio di un percorso nuovo per il pugilato nazionale, un pugilato nazionale che ha iniziato già a calcare i ring nei 2 giorni scorsi. Ieri si è svolta una bellissima riunione a Ferrara e adesso siamo qui con il primo titolo in palio. Sulle 10 riprese il campionato italiano dei Super Gallo si rifà al titolo europeo che detiene Luca Rigoldi. Ma adesso siamo all'inno d'Italia. Circa un anno fa Giuliano Gallo affronta Thierry Le Courvois, il francese,
con entrambe le mani rotte, purtroppo ha riportato la frattura del primo metacarpo di entrambe le mani alla quinta ripresa, e da quel momento in poi fino alla fine ha cercato di resistere, ma ovviamente non è riuscito a vincere questo incontro, che era valido per il per l'Unione Europea dei Super Gallo. Adesso è tornato per affrontare Alessio Lorusso, che seguito dal maestro Vincenzo Gigliotti, ex campione italiano e internazionale dei Super Gallo a sua volta, è coadiuvato dallo zio Romeo e Stefano Abello come preparatore atletico. Si è allenato facendo i guanti con Grandelli e Rigoldi, lo stesso Rigoldi che citavo prima, campione europeo di categoria, con il quale Giuliano Gallo in passato ha combattuto ad armi pari. E per ciò che riguarda il suo lavoro, Alessio Lorusso lavora come allenatore, come personal trainer nella palestra di Besana Brianza, e i tatuaggi, come vedete, sono la sua passione, retaggio di una vita difficile quando era giovane. Un pugilato lo ha tirato fuori da questa impasse. È un ragazzo brillante, un ragazzo che pensa soltanto a conquistare nuove e importanti tappe nel pugilato. Ha modificato durante il lockdown anche il suo aspetto, vedete quella grande parte di fondo nero? Ebbene, lì ci ha anticipato, arriveranno dei fiocchi di neve stilizzati. Perché? Perché durante il lockdown si trovava nella casa della fidanzata Federica sopra il Mortirolo, salita famigerata del ciclismo italiano, e quindi sono rimasti lì per tutto il lockdown, e a sentire dire lui che ama tanto la montagna, è stata la vacanza più bella della sua vita. Siamo quasi pronti, Giuliano Gallo, abbiamo detto, questa sera la sua grande occasione di rientrare in carreggiata. Una grande motivazione gli viene dalla nascita di Gloria, la bambina che ha visto la luce l'11 luglio scorso. La moglie Anna Maria è a casa a seguirlo, mentre i genitori, che sono a Carenzia nel Crotonese, lo seguono da lì. Lui ha origini del luogo, ha origini calabresi. Ha 28 anni, ma da sempre vive a Binago. Quindi due pugili lombardi, l'arbitro è Giovanni Fiorentino, e ha inizio questo campionato europeo, campionato italiano, scusate, del un po' di ruggine è rimasta anche a noi dopo il lockdown, campionato italiano dei Super Gallo, categoria dei 54 kg. Moschito, cioè Zanzara, è il soprannome di Alessio Lorusso, il campione, per la sua rapidità di esecuzione delle combinazioni, e subito si parte fortissimo. Abbiamo visto un bel gancio di Lorusso che sta forzando insolitamente proprio per non far fare il match che Gallo vorrebbe. Entrambi sono mancini, ma si propone in guardia normale Gallo, almeno in questo avvio di match. All'angolo ha il maestro Augusto Lauri. Alessio Lorusso ha conquistato il titolo italiano contro Jacopo Lusci 22 novembre scorso, e come detto era pronto a difenderlo per la prima volta in aprile. Da subito sta cercando di far capire a Gallo che è difficile trovare la distanza che Gallo predilige, quella corta, cortissima, anticipandolo costantemente. Adesso deve subire un destro Lorusso,
dall'angolo riesce a rispondere lo russo con dei montanti, e ancora il sinistro. E ancora il destro, pugni pesanti, ma la percentuale di KO è a favore di Alessio Lo Russo, che ne ha realizzati il 50% delle vittorie. Quindi al di là di quello che ci può sembrare a pugno, Alessio Lo Russo, che adesso cerca di confondere Gallo, Gallo che entra molto bene. È un match di difficile pronostico, e finisce la prima ripresa. Allora, i due si sono incontrati, hanno fatto sparring per due o tre riprese nella loro carriera, però questo è successo un po' di tempo fa, e quindi nell'evoluzione di pugili così giovani molte cose possono cambiare. Ascoltiamo Lauri. Deciso. Sì. Muoviti col tronco, non stare lì fermo. Okay. Muoviti, vai avanti. D'acqua. Quindi movimento di tronco, questo è il consiglio del grande maestro Lauri. I giudici sono Paolo Giovanni, Enrico Licini. Non stare lì fermo. E Ciro Di Marzo. Okay. L'arbitro, abbiamo detto, è Giovanni Fiorentino. Supervisor è Guido Cavalleri. E il medico è Angelo Annunziata. La serata è organizzata dalla Box Loreni nel grande centro sportivo Mario Rigamonti di Buffalora. Buffalora si trova nella cinta bresciana. E riprendiamo con la seconda ripresa di questo titolo italiano Super Gallo. Va via dalle corde, Alessio Lo Russo ha lasciato fare per qualche istante, continua a mantenere la guardia normale per lui, cioè la guardia destra avanzata, Alessio Lo Russo, mentre Giuliano Gallo presenta questa sorpresa di una guardia tradizionale, anche se da fighter si trova con una posizione abbastanza centrale, quindi abbastanza neutra, che gli consente di avere la stessa rapidità di esecuzione con entrambe le mani. Buono il movimento di tronco, bel match almeno da questo inizio, veramente un gran bel match. Se questo è l'inizio, possiamo ben sperare per la settimana prossima, quando il 7 agosto a Grosseto ci sarà il campionato italiano dei Super Piuma con Alfano e Cipolletta, titolo che deve essere assegnato. Si scambieranno un'infinità di colpi, non abbiamo detto della temperatura, la temperatura è attorno ai 28-29 gradi all'interno di questa struttura, che è stata aperta ai bordi, ai lati, proprio per cercare un po' di circolazione d'aria, ma il problema è un tasso di umidità veramente da record, e quindi si fa una fatica incredibile, e sul ring la temperatura è certamente più elevata. Senza sosta, Giuliano Gallo fa quello che uno sfidante deve fare. Lui è stato già campione italiano ed era arrivato, viene ripreso Alessio Lo Russo, ma non ci è sembrato che avesse spinto l'avversario, anche perché sono entrambi molto corretti. Gallo era arrivato a disputare il titolo per l'Unione Europea, se non avesse avuto l'infortunio. Lo avrebbe portato certamente a casa, e quindi sarebbe stato bellissimo vedere in futuro una sfida tra Gallo e Rigoldi per il titolo europeo. Certamente per Alessio Lo Russo credo che questo sia il confronto più impegnativo della sua giovane carriera. Ad appena 24 anni, nel giro di un paio di anni, ha fatto una crescita incredibile, collezionando
la maggior parte delle sue vittorie. Adesso ascoltiamo il campione italiano e il suo maestro. Ma chi? Vieni qua, vieni. Ale. Aspetta. Ecco, va bene? Vincenzo Gigliotti. Ah, come ti senti? È in rosso. Facendo quello che abbiamo detto in palestra. Resisti così ancora per 3-4 riprese. Poi cambiamo guardia, ok? Poi lo schiantiamo noi. Adesso continua così. Colpi di incontro. Bravissimo. Sciogliti, recupera. Respira. Come stai? Continua così, mettilo quel montante sinistro, però cerca di metterlo anche giù al fegato. Mettilo al fegato quel montante sinistro, così gli spacchi un po' il fiato, ok? Buoni. Questa è la strategia, quindi, di Vincenzo Gigliotti. È stato veramente importante ascoltare il suo angolo, perché ha rivelato quella che è la strategia, probabilmente la stessa strategia che Giuliano Gallo ha studiato per disorientare lo russo, ma ovviamente non può sapere che tra 2 o 3 riprese sarà lo russo a disorientarlo con il cambio di guardia. Durante il periodo del lockdown, che come ha detto lo russo è stata la vacanza più bella della sua vita, su in montagna si è potuto allenare correndo, ovviamente in sicurezza, perché c'era soltanto lui, la fidanzata e il cane pitbull Floyd, in onore di Floyd Mayweather Jr., che è il suo idolo. Per un momento l'abbiamo visto in guardia tradizionale lo russo. Cerca di sfuggire come può, ma Gallo non gli dà tregua. Veramente un grande combattente Giuliano Gallo, e nel match contro Luca Rigoldi ormai 4 anni fa, valido per il titolo italiano sempre dei Super Gallo, un titolo che perse quella sera Gallo contro Rigoldi, fu un match molto acceso, spettacolare. Sono passati 4 anni e entrambi hanno avuto una crescita esponenziale dal punto di vista tecnico e strategico, e quindi oggi sono pugili molto più efficaci. Il gancio destro di Giuliano Gallo, smorfia di disappunto da parte di Alessio Lorusso, che replica a sua volta con il gancio sinistro. Pugile completo Alessio Lorusso, nel suo bagaglio ci sono tutte le combinazioni possibili. Montante basso di lo russo, prova a doppiare il destro Gallo, se ne va via anche questa terza ripresa, molto intensa come le due precedenti, prime due riprese dove Gallo ha, credo che abbia comunque costruito un buon vantaggio. Ascoltiamolo. Tronco, muovi più, non stare mai fermo, Sì. Non stare vicino a lui, devi dargli, muovi sempre più. Parti con i ganci, parti con i montanti. Sì. Però mai partire da lontano, Sì. Dai, tira bene. Non si siede Giuliano Gallo. Dammi asciugamano. Dai. Entrambi, ci auguriamo, si siano idratati al meglio, perché il dispendio di liquidi è enorme con questa temperatura, con questa umidità. Qui Pietro Sollecchia ci sta riproponendo le fasi migliori di questa terza ripresa appena conclusa. Adesso siamo al 4° round. E la 4ª ripresa.
piede avanzato per lo russo, che però sembra che non riesca a trovare la distanza giusta. Attenzione, ha centrato, si è sbilanciato un po' Gallo, che adesso sta subendo. Lo russo prova a forzare alla ricerca dell'atterramento, e l'atterramento che alla fine c'è, va a incappare su un colpo d'incontro Gallo. Poi rivedremo il colpo che aveva, è tutto a posto, comunque ha aspettato l'otto sapientemente per cercare di recuperare le energie. Errore tattico di Gallo in quella circostanza, rimanere alle corde e cercare di fare il suo lavoro da fighter in quella circostanza è stato sbagliato. Grandi difficoltà per Gallo, è quello che non ci si poteva aspettare, già al quarto round un problema del genere per un pugile come Gallo, che adesso dovrebbe andare via dalle corde, invece continua a essere lì, guardia bassa, quasi a non temere i colpi di Alessio Lo Russo. E questo è un errore che rischia di diventare veramente imperdonabile. Manca ancora 1:40 alla fine di questo quarto round. Barcolla intanto, Gallo ancora il montante e il gancio. Un po' di lucidità e dovrebbe andare via, dovrebbe prendere tempo, fare la clinch, qualsiasi altra cosa, ma deve riuscire a arrivare in fondo a questa ripresa, perché l'atterramento che abbiamo, a cui abbiamo assistito, era assolutamente autentico. Ha faticato a rialzarsi, ha avuto soltanto la lucidità di aspettare almeno gli 8 secondi e quindi recuperare un poco di più. Drammatica quarta ripresa per Giuliano Gallo, che ha 28 anni. E con la spinta della bambina, che gli è nata l'11 luglio, e alla vigilia voleva, si riprometteva di fare qualcosa di veramente importante, ricominciare dal titolo italiano per poi tornare a disputare, chissà, più in là, un titolo dell'Unione Europea, sfidare un giorno anche il suo amico Rigoldi. Però in questo momento non ha la lucidità, e dall'angolo c'è il maestro Lauri che freme, ha paura che possa non farcela. Ormai mancano 20 secondi, troppi colpi, sta subendo veramente una brutta punizione in questo quarto round Gallo. Continua a venire avanti, il cuore va bene, ma ci vuole anche prudenza, ci vuole intelligenza nei momenti più difficili. E noi siamo su con il microfono su Lo Russo. Chi è il numero uno? Adesso sai che ripresa mi fai adesso? Bello sciolto, voglio che recuperi, tanto lui queste botte non le recupera più, col caldo che c'è non le recupera, adesso mi vai tutto in scioltezza, jab, passo indietro, jab, lui cercherà di accorciare perché si sente toccato nell'orgoglio, mettici quei colpi d'incontro, senza diventare matto, recupera, che hai speso. Hai speso questo round? Sì, sì. Recupera, e ok? Vabbè. Che fa caldo, questo che andiamo a fare è il quinto, okay. Non ti preoccupare, sei tu il numero uno. Allora, sì, questo hai il... visto che i colpi d'incontro funzionano, te l'ho detto che non ne volevano, oh, te l'ho detto che non volevano. Allora, nell'angolo opposto non vedo facce convinte, non vedo facce sicure né dal maestro Lauri né tantomeno da Gallo, un po' perplessi, un po' sfiduciati, speriamo che non sia così, perché vorremmo che questo titolo arrivasse fino all'ultima ripresa. Abbiamo vissuto tre riprese di vero pugilato, poi una quarta sempre di vero pugilato, ma davvero drammatica per Gallo, in cui è mancata al 28enne di Binago una lucidità per capire astutamente quello che doveva e poteva fare dopo un atterramento. Ecco, deve recuperare anche lui in questo quinto round. Partito molto bene per le prime due riprese, la terza una leggera crescita di Lo Russo, la quarta l'avete visto anche voi tutta a Lo Russo anche per via dell'atterramento. E come ha detto Gigliotti, il suo allievo si è sciolto.
Abbassa le braccia per un attimo. È un brutto segnale questi colpi a vuoto. È come se Giuliano Gallo non avesse più tanta lucidità e si lasciasse andare all'istinto. Freddezza ci vuole sul ring, quella che sta dimostrando invece il campione. Passa sotto, si muove bene, poi rientra due volte il gancio sinistro, poi va a segno anche Gallo, ma vedete le repliche millimetriche, grande precisione di Lo Russo, si sta rivelando una volta di più un pugile di talento. Doppia i colpi, Lo Russo. Parti te, Giuliano, parti te. Bravo, bravo. Non un colpo solo, Giuliano, non un colpo solo. Vai vicino, vicino. Addosso, Giuliano. Prova con il destro, ma non riesce Gallo. Bello il gancio destro adesso di Gallo. Ancora un altro gancio in uscita dalla clinch. Lo aspettava Lo Russo. Lo colpisce con il gancio sinistro. È un buon incontrista Lo Russo. Finisce in modo indolore questa quinta ripresa. Ne siamo felici soprattutto per Gallo, che ha avuto modo di recuperare ulteriormente energie, anche se il dispendio del quarto round è stato micidiale. Ascoltiamo. Respira bene, muovi bene il tronco, stare fermo, devi muovere il tronco e muovere le mani, okay. Non farti sorprendere lui che è sornione, okay. Fa lo stronzo, si stanco, sono stanco, non fate prendere, non dopo l'incontro, Okay. colpisci e non fermarti, passa indietro, su, okay. Padrone, muovi il tronco, tira fuori il colpo, bravo, okay, padrone, okay. Non far finta che si fa furbetto, Okay. Su bene le mani, dai, non un colpo solo in Indiana, sì, dai, sì, che stai andando bene, ok. Stai sempre chiuso, che quello aspetta il momento buono per entrarti, eh. Stai chiuso, eh. Eh sì, tutto molto chiaro. Siamo alla sesta ripresa, campionato italiano dei Super Gallo. Campione Alessio Lo Russo con pantaloncino nero celeste. Lo sfidante Giuliano Gallo. 4 anni di differenza tra i due. Con questo caldo contano davvero poco, conta quanto si sia riposato e quanto si sia assunto dei liquidi, ovviamente, e come si è arrivati all'appuntamento con il ring, con lo scarico giusto dello sforzo, della preparazione. L'arbitro richiama il campione. L'1-2 di Lo Russo. Con passo aperto di Lo Russo si è davvero sciolto dopo 2-3 riprese. E ancora il collaudatissimo montante sinistro che scatta sul movimento di Gallo. Bellissimo il gancio sinistro di Lo Russo, poi Gallo riesce a passare sotto.
Fuori misura Gallo con questo braccio così aperto. Seconda spinta, devi stare attento al richiamo ufficiale. Alessio Lorusso non si può fare, ovviamente, anche se si lamenta, dice mi sta sempre attaccato. Ognuno fa il proprio mestiere. Gallo è un fighter, Lorusso è un outfighter, cioè è un pugile abituato a combattere a distanza del braccio. E finisce anche questa sesta ripresa in cui Lorusso ha anche modificato la sua guardia portando avanti il sinistro. Ascoltiamo. Io proverei questa. Cosa dici? Sì. Provi a spingere. Sì. Proviamo in guardia normale, guardia destra. Guardia normale, però quando cambi guardia buttaci dentro il destro, senza pensarci. Dritto come una fucilata. E ti sposti a sinistra, ti sposti a sinistra e gli vai dentro con il destro, ok? Prendici il pantalone che c'è il pantalone. Ah sì. La strategia è questa, intanto avete visto, o meglio avete sentito, c'è un problema con il pantalone di Lorusso che tende a scendere sotto la conchiglia. Siamo al settimo round. E la settima ripresa. In guardia normale inizia questa settima ripresa Lorusso. E attenzione allo schema suggeritogli da Gigliotti. E cioè il diretto con lo spostamento a destra o a sinistra a seconda della guardia che imposterà in quel momento. Ci dobbiamo attendere quindi dei diretti ben potenti. Eccolo. Altri due bei colpi a segno da parte di Lorusso. Continua a replicare Gallo. Lo anticipa adesso con il diretto destro, guardia bassa per Gallo. E il gancio sinistro di Lorusso va incontro a questi colpi d'incontro, scusate il gioco di parole, ma si chiamano così, colpi d'incontro, Gallo. E dimentico del fatto che al quarto round ha messo il ginocchio a terra. Sono da evitare assolutamente, anche perché diventa un facile bersaglio. Montante destro, ancora un altro montante destro di Lorusso. Avremmo scommesso su una fine dei 10 round, ma già alla quarta ripresa temevamo di perderla questa scommessa, che non abbiamo fatto, e non è detto che si arrivi ai 10 round. Anticipa con il sinistro Lorusso. Avete visto la velocità con cui risponde Lorusso anche quando il colpo di Gallo va a segno? Montante destro di Lorusso e ancora sono tutti colpi che, oltre a far male, interrompono e scompongono l'azione di Gallo, che vedete quasi disperatamente lotta più che boxare. Almeno in questi ultimi secondi
si è tolto la soddisfazione di portare qualche combinazione, però continua a non sedersi e questo secondo noi è un errore. Ascoltiamo Lauri. Non un colpo singolo, devi cercare di tirare più colpi, fra un po', dai, deciso, sta andando bene, via. Si bene le mani però, muovi il tronco, vai vicino, okay. vicino. Ok. Com'è il piatto, fra, ci stai? Okay. Dai. Non pensare a colpo singolo però, quando gliene tiri più di uno lo mandi insieme, okay, capito? Devi stargli attaccato. Senza tirarlo forte, non è importanza, basta che lo tiri. Okay. Ecco, avete visto in questa sequenza che ci ha riproposto Sollecchia veramente quei tre colpi giunti a segno, bellissimi, perfetti, da manuale. Siamo all'ottavo round, quindi tre riprese faticosissime. Lavoro a due mani di Lorusso, certamente per Gallo essere qui questa sera a sfidare il campione italiano è già un risultato. Un anno fa la frattura a entrambe le mani e in quel caso l'incertezza di poter tornare anche a combattere, invece è tornato e si sta comportando al meglio. Certamente Lorusso sta dimostrando una tecnica e una padronanza della ringa superiore. È il diretto sinistro di Lorusso, veramente uno dei colpi più precisi e belli. Ancora il gancio sinistro e questo lo ha sentito Gallo, lo ha sentito. Non deve andare avanti, è come Don Chisciotte, Gallo deve schiarire le idee e riorganizzarsi. Nella confusione è un bersaglio facile. Si permette anche di giocare Lorusso. Montante destro, le teste sono andate pericolosamente vicino. Che capolavoro di rapidità e precisione da parte di Alessio Lorusso. E ancora riesce ad anticiparlo costantemente. È veramente in salita e questo è un altro gancio destro che ha dovuto accusare pesantemente Gallo. È in salita il match per Gallo. Ultimi 10 secondi. E finisce questo round. Noi andiamo da Lorusso. Bella serata, bel match questo organizzato da Loreni in collaborazione con la Federazione Pugilistica Italiana e Art Media Sport. Hai visto che cosa ti avevo detto? Tattica giusta, preparazione perfetta. Chi è che diceva che non avevi il ritmo di Gallo? Lo deve venire fuori a dirlo. Mi raccomando, concentrato fino alla fine. Chi è il campione? Dai una lezione di pugilato. Boom, boom, muoviti, spostati così, concentrato, non perdere. Colpo d'occhio, mettigli un colpo, due, via. Un colpo, due, via. Il vaso è pieno. La decima si scatena la bestia. Scateniamo la bestia alla decima. Siamo alla nona ripresa, ancora 6 minuti. E la nona ripresa.
Inizia subito forte lo russo al centro del ring, il posto del campione. Lavora con il jab, gira intorno. Lo invita, evidentemente sta aspettando l'azione di Gallo per poter mettere a segno un paio di colpi, non ci riesce stavolta perché Gallo lo aspettava, è bravo. Uno, due. Eh sì, coperto, dicono dall'angolo di Gallo, sempre scoperto purtroppo in questi ultimi round, ma la stanchezza te le fa abbassare le braccia, sono, diventano pesantissime. Torna ad essere mancino lo russo. Doppio jab. Entrambi sono certamente molto stanchi. Non comprendiamo la scelta di Gallo di rimanere sempre in piedi durante il minuto di pausa. Guardate il destro che ha dovuto incassare Gallo da un avversario che si trova all'angolo. Due ganci incassati dallo russo, ma davvero molto leggeri. Si sbilancia, finisce in mezzo alle corde Gallo, barcolla in questo penultimo round e adesso non restano che 3 minuti e saranno 3 minuti di fuoco da entrambe le parti. Ascoltiamo per l'ultima volta il maestro Lauri. Ti fa lavorare e poi fa la sfuriata, ti lascia lavorare, ti fa credere e poi ti fa quella sfuriata lì. Adesso devi stare attento. Dammi attimo. Devi stare attento all'ultima presa, devi dare tutto, devi dare tutto, devi cercare il colpo che lo mette giù, muovi il ritmo. Devi dare il ritmo, bravo, ritmo. Locomotore, sempre addosso e poi il colpo che può andare. La forza. Lui sta chiuso il primo minuto e poi fa la sfuriata, hai capito? Non devi fargli fare quella sfuriata lì. Muovi le mani. Sempre le mani, muovi le mani in scioltezza, muovili, fa niente, qualsiasi cosa, basta che li muovi. La decima e ultima ripresa. Okay. Allora il pugilato è tornato dopo il lunghissimo lockdown e si riprende tutta l'attività. La Box Loreni ha lanciato questa difesa ufficiale al titolo italiano dei Super Gallo da parte di Alessio Lorusso. Siamo alla decima e ultima ripresa. Giuliano Gallo ha fatto quello che ha potuto, è un match davvero in salita per lui. Aspettiamo questi ultimi 3 minuti, vediamo cosa può accadere. Entrambi daranno il 101%, considerando che l'altissima temperatura, il tasso di umidità molto elevato ha fatto consumare più energie del solito, quindi entrambi saranno davvero molto disidratati, molto, molto stanchi. Vediamo lo spostamento a destra di Lorusso, come entra bene. E ancora un altro gancio di Lorusso che fa sobbalzare sulle corde Gallo imperterrito, impavido, continua a venire avanti in modo davvero selvaggio, quasi senza curarsi dei colpi che come pioggia arrivano
dimostrando una tenuta, una capacità di incassare davvero notevole. Come detto, il 50% delle vittorie di Lorusso sono prima del limite, quindi segno che a pugno, e Gallo questa sera ne ha presi troppi, per la verità. Aveva iniziato molto bene le prime due riprese, a nostro giudizio erano le sue, poi la terza di Lorusso e dalla quarta in poi drammatica per Gallo, è stato veramente in salita per il 28enne di Binago. Un minuto al termine della prima difesa del titolo da parte di Alessio Lorusso, si può concedere anche un po' di colpo su colpo, di lavoro al corpo, ormai non disdegna più neanche il confronto in un terreno che non è propriamente il suo, cioè quello del picchiatore. Più 30 secondi, non deve dileggiare ovviamente l'avversario. Gancio sinistro di Lorusso, e ormai il match è concluso con soltanto colpi d'orgoglio da entrambe le parti. Pesantissimi, però veramente molto pesanti, e per fortuna che il match è finito qui. Si è rischiato almeno in un paio di occasioni la fine prima del tempo. Gallo ha incredibilmente resistito, ha incassato tantissimi colpi pesanti, colpi importanti. Adesso soltanto qualche istante e poi il verdetto, abbiamo 5 minuti, ascolteremo il vincitore prima di congedarci da voi. Vi ricordiamo ancora una volta, venerdì prossimo, il 7 di agosto, da Grosseto, il campionato italiano dei Super Piuma in palio, match organizzato dalla signora Rosanna Contigavini, tra Nicola Cipolletta e Mario Alfano del team Federici. E tra l'altro non ve lo perdete, perché si svolgerà al Teatro degli Industri, quindi una location davvero molto molto bella, molto suggestiva. Anche in quella circostanza ovviamente porte rigorosamente chiuse al pubblico. Questa sera quello che avete visto sono soltanto gli addetti ai lavori, quelli che avete visto sul ring, l'operatore che mi sta riprendendo qui, e i giudici, gli arbitri e nessun altro, cioè coloro che hanno messo in piedi il ring e le luci di supporto. E così sarà anche in futuro, almeno fino a settembre, ottobre, novembre. Non si può sapere, il protocollo al momento è questo, il pugilato riprende, ma riprende senza pubblico, e in alcune circostanze riteniamo che può essere anche con la presenza del pubblico, se il luogo permette l'ampio distanziamento. Stiamo pensando a match disputati in passato in ippodromi per esempio, o sul prato di uno stadio, e quindi le occasioni ci potrebbero essere. Per il momento l'unico veicolo è quello nostro, quello della televisione. Siamo alla lettura adesso. Sì, i guantoni questa sera faticano a uscire, anche nei match precedenti abbiamo visto, ma è normale, c'è tantissima umidità, quindi il guantone e il bendaggio è veramente intriso di sudore, quindi non scorre. E stanno ancora lavorando sul guantone di Gallo, Gallo che conosce bene
il problema dell'ingessatura. Ricordiamo la doppia frattura del primo metacarpo di entrambe le mani durante il titolo per l'Unione Europea, titolo che ha portato sino al 12° round e che secondo molti avrebbe probabilmente anche, si sarebbe probabilmente anche aggiudicato, ma la flessione dopo la quinta ripresa in poi deve aver inciso anche sul risultato finale. Allora, siamo al verdetto, ascoltiamolo insieme. Verdetto per unanime decision. Decisione unanime, quindi giudice Paolo 99-90, giudice Rozza 98-91, giudice Licini 98-91. Vince sì. E si riconferma. Sì, allora mantiene il titolo. Sono stati dati addirittura 9 punti di vantaggio, ci sentiamo un po' più vicini a Rozza e Licini, due giudici che hanno dato 7 punti, però non sarebbe cambiato molto la differenza. Quello che importa è che Alessio Lorusso si conferma campione italiano. Abbiamo, io penso, soltanto un istante per una battuta rapidissima da parte... Sì, ok, allora, no, puoi rimanere lì, ti raggiunge il microfono, puoi rimanere lì. Ecco, allora, siamo in chiusura. Alessio, raccontaci questo match. Le prime due riprese Gallo è sembrato allo stesso livello, in alcuni momenti addirittura superiore, poi qualcosa è scattato. È stato un match molto duro. Giuliano Gallo è un grande guerriero, ho cercato di gestire il match usando l'intelligenza, usando la testa, senza sprecare i colpi, quello che abbiamo lavorato col maestro in tutti questi mesi, che purtroppo è stato per il Covid. Ci siamo allenati tanto insieme al mio maestro, abbiamo cercato di non farci colpire e rientrare senza prendere troppi colpi, perché Giuliano Gallo è un guerriero e quindi era inutile accettare lo scambio. Anche Gallo ha mostrato però un atteggiamento un po' diverso dal solito. Sì, no, a me sembra che è sempre venuto avanti, ha gestito, perché io ho cercato di bloccarlo, non è venuto sempre avanti perché lo bloccavo con i colpi, ogni volta che veniva bloccavo col colpo, e quindi l'abbiamo studiato sempre col maestro, ho lavorato con Mancini, perché lui è Mancini, poi cambia guardia, quindi abbiamo fatto come tutto quello che abbiamo fatto in palestra, l'abbiamo ripetuto qua. Senti, quanto c'è di questo allenamento che tu hai fatto in montagna durante la tua lunghissima... È stato tanto sudore, tanti sacrifici, non ho sgarrato niente, sono come se fosse un pensionato. Come deve a letto essere? Alle 9:30. Ecco, come deve essere un pugile? Allora. A letto alle 9:30, 10, con la tisana naturalmente, sì? Sveglia alle 5:30, 6, corsa, 10 km, ritorno, stretching, magari per allenamento col personal trainer, potenziamento, e al pomeriggio di nuovo allenamento. Ogni tanto questo. Discoteca? Mai, non esiste, non so neanche più cosa significa la discoteca. Birre? Non bevo birra, mi piace il vino, con lo zio che ha un ristorante, mio zio, bevo il vino ogni tanto, quando dopo il match, tipo adesso. Questa quindi è la vita dell'atleta? Questa è la vita dell'atleta. Se si vuole raggiungere... Tanti sacrifici, non è facile, perché a volte abbiamo scazzi anche io col maestro, e molto dure, tante incomprensioni, tante cose, ma alla fine questi sono i risultati, le vittorie. Beh, il comunque dedico questa vittoria a tutti quelli che mi giudicano per questi tatuaggi che ho. Sì. Volevo dire queste due frasi, perché io sono, come ho detto 2 secondi fa, sono un ragazzo, un pensionato, un ragazzo tatuato che si allena e ha un sogno da raggiungere, spero di raggiungere. Un bravo ragazzo, l'avevamo anticipato noi. I tatuaggi fanno parte di me, è una cosa... Quindi. E ti piacciono, cosa, e ti piacciono. Cosa, è una cosa mia. Abbiamo raccontato anche dei fiocchi di neve che cominceranno piano piano a scendere sul lato, abbiamo raccontato tutto, però... Per quanto riguarda il tuo maestro Vincenzo Gigliotti, sì, con il quale ogni tanto litighi, sì, ti ricordo però che tu devi ancora raggiungere i risultati ancora, che ha ottenuto lui. Ancora ne manca di pastina da mangiare, come diciamo noi, devo mangiarne tante di pastina. Hai un buon maestro, quindi un buon maestro, seguilo. E
glielo prometto che ci arriverò anche più di lui. Più di lui. Grande, mi auguro, mi auguro. Va bene. Alessio ha le qualità per farle, è soltanto una questione sua, interna. Se lo vuole ci può riuscire, stasera l'ha dimostrato. Sì. Bene, vi ringrazio entrambi, complimenti, complimenti. Saluto Gregorio, un saluto grande a Gregorio. E anche a tutti quelli che ci aiutano, il dottor Sturla e la palestra del box station di mio fratello. Grazie a tutti, grazie per tutti quelli. Grazie. Allora, il pugilato è tornato e noi siamo invece ai saluti. Io ringrazio Pietro Sollecchia per la regia, ringrazio tutti voi per averci seguito e da Brescia vi auguro la più cordiale buonanotte, ricordandomi ancora una volta la prossima settimana venerdì a Grosseto il campionato italiano Super Piuma, è una categoria molto attraente, molto importante, che fa vedere il pugilato veramente nella sua essenza. Grazie e buonanotte.